Dicevi che i provini spesso, se poi il giornalista ha scritto una cosa sbagliata, è colpa del giornalista, non, come dire, avevano delle perplessità per la tua voce, per l'aspetto da biondina americana, più o meno, ma è vero? Veramente così? E perché non piaceva la tua voce? Perché la stata ascoltando in questo Allora, in momento? effetti non avevano tutti i torti, perché se vai a risentire la mia voce di tanti anni fa, anch'io ho delle perplessità, devo dire che dai, c'avevo ragione, però ci ho lavorato tanto, poi la voce cambia con gli anni, cambia con l'esperienza, cambia con la vita, le voci in qualche modo vanno un po' Coltivata, certo. coltivate, vanno anche un po' con la tua anima. Sì, era sempre un po' rocca, però insomma l'addizione era veramente tremenda. C'avevo una ragione, Vanessi, No, quando no, no, torti. io non voglio dargli Diamo sempre torto. colpa ai giornalisti alla fine, tutto No, no, il giornalista ha sommato. riportato quello che tu hai detto e chi Sì, faceva. però era vero. E poi sì, c'era insomma c'era questa cosa della biondina. Come sono ritornata bionda, No, visto? vabbè, poi mi è piaciuta Mi perché vado bene. bionda, mora Sì, e... c'era questa cosa qui. Infatti poi come ho avuto l'opportunità, una delle cose che mi piace tantissimo del mio lavoro è la trasformazione, ho subito esplorato varie donne, calandomi anche fin dai capelli, dal look, mi piaceva molto cambiare, sperimentare, capire, divertirmi anche, perché poi queste cose... Non è che uno mi fa sempre, io ho un lavoro, l'opportunità di cambiare, ma perché non farlo, perché non divertirsi? Quindi ho iniziato molto presto a fare vari cambiamenti in ogni personaggio. Questo perché se fossi un altro tipo di intervistatore fingo di essere un tipo di intervistatore, ma perché la tua bellezza è stata un problema rispetto al lavoro. E spesso si dice, no, è stata d'aiuto. Da quello che dici sembra che sia stato non un problema, insomma un... Beh, sì, è d'aiuto. Poi però magari certi personaggi devi un po' insomma conquistarteli, con il lavoro, con lo studio, anche rendendoti un po' più pallida, meno glamour. Questo è importante, entrare in quello che è la verità del film. E quello per me poi è stato lì che ho iniziato a godere di questo lavoro, quando ho capito come poi funzionava. Ma io non credo di avere altri strumenti perché lo conosco solo attraverso, sono un'attrice non di stampo accademico, sono un'attrice istintiva, particolare, quindi lo conosco solo attraverso un modo istintivo e totalmente amoroso di farlo, con tanto sempre studio dietro, un po' naufragi. Sì, regista, lo metto a disposizione, questo per me è un personaggio ci tengo talmente tanto le donne nate così come Maria, storte con delle sensibilità maggiori, no? Perché c'è chi è più sensibile di altre persone e magari non viene così capito, così compreso. E quindi ci tengo molto a interpretare questo genere di personaggi. Mi piacciono da pazzi, continuo a farli perché sono quelli che mi diverto di più. C'è sempre una forza dentro, forse non per reagire completamente, ma una forma di reazione c'è. E ti sembra importante questo, vero? Sì, poi loro hanno un percorso sempre, nel caso di Maria, insomma c'è la storia che ha a che fare con l'elaborazione del lutto, con il dolore, su come all'inizio un lutto ti porta sotto le lenzuola, non ti fa uscire da casa, porta una depressione, abbandonando addirittura anche i figli, perché lei che vive un grande amore con questo marito padre, per lei è un problema anche una bolletta, perché è un pensiero. Ma non perché non vuole pagarla, è perché non riesce a entrare nella logica di andare a pagare le bollette, perché è un'anima. Un tempo questi personaggi li chiamo sempre fragili, ora ho smesso un po' di chiamarli fragili, li chiamo magari sono personaggi più selvaggi, sono personaggi che fanno stare al mondo in un altro modo.
se stai al mondo in un altro modo sei diverso. E lei è considerata diversa perché non sa stare al mondo come tutti gli altri. La diversità io la trovo magica, invece, ha qualcosa di particolare, di magico. Sì, poi qualcosa... No, scusami, ti interrompo. No, la diversità è poi qualcosa da tutelare, no? Non da escludere o da proteggere, è vero, insomma. E tu pensi che... Da proteggere perché è preziosa. Perché secondo te è preziosa? No? Perché è diversa, non corre. È la vita che corre intorno, non corrono. Facciamo così. Facciamo noi.